Allora, grazie per essere venuti, non mi aspettavo così tante persone, sono felice, penso che siate tanti studenti, quindi quando se avete domande, qualsiasi cosa, io preferisco che mi interrompiate e mi chiedate subito le cose. E come ha detto Andrea, io ora sono un po' ricercatrice postdoc a Stoccolma, al KTH. E oggi però parlerò di un lavoro che ho fatto durante il mio dottorato alla SISA, che riguarda la presenza di alcune signature, cioè alcuni fenomeni che sono riconducibili a mind-body localization, che definirò qua nel talk, nella dinamica di questi two-level system nei vetri. Probabilmente ci sono molti di questi termini non chiari, però spero di chiarirli nel seguito. Grazie per avermi invitata comunque ad Andrea Dung. Allora, diciamo, il punto di partenza di questa ricerca è dato dalla presenza di alcune anomalie nei vetri a bassissime temperature. Per anomalie si intende il fatto che per temperature al di sotto di 1 Kelvin sono stati osservati più di 50 anni fa, è stato osservato che alcune quantità termodinamiche nei vetri, quindi per vetri intendo veramente vetri delle finestre, silica, questo tipo di materiali, ci sono dei comportamenti che non rispettano la teoria di Debye, quindi i vetri non si comportano come i cristalli a bassissime temperature. In particolare, una delle prime quantità che è stata misurata è il calore specifico in funzione della temperatura. E noi, infatti, se misuriamo il calore specifico e lo plottiamo diviso per T al cubo in funzione di T, vediamo che c'è nel caso di vitro silica, e lo compariamo con quello che accade nel quarzo, quindi nel caso in cui il silica sia ordinato, vediamo che nel caso vetroso c'è un eccesso di eccitazioni a bassa energia, quindi il calore specifico diviso T al cubo diverge. In particolare, il comportamento del calore specifico a basse temperature è circa lineare in temperatura, mentre nel caso dei cristalli è cubico, infatti in questo caso vediamo che è costante. Queste prime misure furono fatte da Zeller e Paul in un famoso paper che diede vita poi a tutto questo filone di ricerca nel 1971 e solo un anno dopo ci furono due paper teorici, uno scritto da Phillips e uno da Anderson, Halperin e Varma, in cui cercarono di spiegare questo eccesso di low energy excitations e lo fecero attribuendole alla presenza di tunneling two-level systems. Quindi la presenza di sistemi a due livelli in cui era presente un tunneling quantistico. Questi sistemi a due livelli non sono mai stati, dal punto di vista microscopico, non sono mai stati ben caratterizzati. Diciamo che sono delle entità. Allora, il vetro è un sistema amorfo, quindi avete una struttura completamente amorfa, e quello che loro hanno immaginato è che ci siano degli atomi o dei gruppi di atomi che possono essere equivalentemente in due posizioni di equilibrio. Questo perché, essendo una struttura amorfa, non c'è una struttura da rispettare, quindi diciamo, ci aspettiamo che queste particelle, questi atomi possono essere in diverse configurazioni ed entrambe siano stabili. E il tunneling tra queste due è un tunneling quantistico tra questi due punti di equilibrio. Una doppia buca. È una doppia buca, sì. E ce l'ho nelle slide successive proprio. Però diciamo, giusto per darvi un'idea di cosa vuol dire tunneling, stiamo parlando del fatto che appunto essendo amorfo ci aspettiamo che ci sia a basse temperature, ci sia ancora qualcosa che possa muoversi, che è dovuto al fatto che la struttura è amorfa e quindi possiamo avere diverse configurazioni amorfe equivalenti. In realtà, nonostante il problema sia venuto fuori molti anni fa, appunto 50 anni fa, in realtà la questione ancora non è stata chiarita.
Ci sono ancora tanti problemi aperti. Io riassumo veramente al nocciolo una delle questioni che ancora non è stata chiarita, ed è il fatto che se prendiamo la stessa misura, cioè il calore specifico diviso t cubo in funzione della temperatura, in alcuni tipi di vetri, che sono chiamati vapor deposited glasses, che sono costruiti in laboratorio in una particolare maniera, cioè depositando layer by layer alcuni materiali che prendono sempre una configurazione amorfa che sembra essere vetrosa a tutti gli effetti, si vede che in realtà il comportamento del calore specifico in questo caso è come quello dei cristalli. Quindi se qui in questo caso sono indicati come USG1 e USG2, è costante come nei cristalli, mentre in un conventional glass è stata riosservata ancora moltissime, moltissime volte la presenza di questo eccesso. Ora, questo è un esempio tra molti che vi fa vedere che ancora non è chiaro davvero quale sia il motivo di questo eccesso nel calore specifico diviso t cubo, e quindi molti dei problemi sono riassunti in questa review by Anthony Leggett. E quindi diciamo che possiamo dire che non è stata ancora sviluppata una teoria comprensiva che davvero possa spiegare questo comportamento a basse temperature. Sì. Scusami, questa doppia buca addirittura doppierebbe gradi di libertà, come se fosse due stati possibili che poi risuonano. Quindi se tu hai n particelle, ti verranno due n gradi di libertà, no? Vabbè, cioè, dopo, due n dopo... livelli, no? Sì, però non tutti gli atomi possono, non sai. Tu hai un sistema con n particelle infiniti, insomma, hai un sistema termodinamico di particelle, alcune di queste che non sai neanche se sono particelle, ma gruppi di particelle o particelle si possono spostare. Lo spostamento può essere, insomma, non è stato chiarito e no, è meglio che non andiamo nei dettagli. Però la picture è questa. Poi andrò più a fondo perché il talk riguarda proprio i two level system, quindi il modello lo vedremo scritto. Però il problema è ampio, perché hanno cercato di osservarli con dei microscopi e non hanno mai davvero capito cos'è che fa tunneling, se è davvero presente un tunneling. Quindi il problema è ancora aperto, anche proprio dal punto di vista del modello stesso. Sì, dimmi. Parlando di questa cosa mi viene in mente tipo i vetri di spin in cui l'interazione era unicamente ferromagnetico o antiferromagnetico. C'erano tipo dei spin frustrati per giorni. E questi fanno tunneling tra spin up e spin down. È proprio di. Vetri di spin sono un modello, cioè, allora, i vetri di spin sono una categoria ampia. Alcuni vetri di spin particolari, il più famoso di tutti è il P-spin sferico. È stato visto nella dinamica, ma anche nella termodinamica, che sono molto simili ai vetri strutturali. Quindi sì, è collegato esattamente quel tipo di fenomeni che puoi vedere nei vetri di spin. Poi i vetri di spin sono, cioè, alcuni vetri di spin non è vero che hanno le caratteristiche che vedi in un vetro silica, insomma, sono diversi. Però sì, è esattamente quello, è quel tipo di fenomeno che vedi lì. Sì, Nelle zone sì. frustrate in cui Sì, potrebbe avere. esatto. Allora, diciamo, questa era la picture generale. Io, soprattutto durante il mio dottorato, ho lavorato molto su questo argomento. Chiaramente il problema è ampio, non è stato risolto per 50 anni, quindi quello che uno fa, cerca di trovare delle strade semplificate. Studia un problema ipersemplificato cercando di raggiungerlo in modi diversi, e noi abbiamo individuato due strade principali. Una strada di cui non parlerò oggi, però volevo accennarla, è una strada in cui abbiamo cercato di studiare le proprietà termodinamiche dei vetri a basse temperature. Quindi, quando diciamo a basse temperature, quello che noi abbiamo fatto è stato cercare di introdurre meccanica quantistica, quindi vedere gli effetti della meccanica quantistica.
Non tutti credono che la meccanica quantistica sia rilevante, anche se siamo a basse temperature. Quindi uno dei problemi è capire se è davvero rilevante per spiegare quel fenomeno. Quello che abbiamo fatto è stato studiare in un approccio di campo medio le sfere dure quantistiche. Quindi semplificando il problema, andando a prendere anziché un vetro strutturale che quindi avrà un potenziale di interazione, semplicemente delle sfere dure, e poi abbiamo introdotto la meccanica quantistica. Invece nell'approccio di cui parlerò oggi, invece che studiare la termodinamica, abbiamo cercato di cambiare la prospettiva e ci siamo concentrati sulla dinamica. E abbiamo preso in questo caso un modello in dimensione finita, quindi non midfield, un modello in tre dimensioni. E in particolare siamo proprio partiti dal modello standard che fu dal modello standard per i vetri, che è stato introdotto nel 72, quello che vi ho detto prima. Però anziché guardare le proprietà termodinamiche abbiamo guardato la dinamica quantistica. E ora cercherò di spiegare meglio che cosa intendo con questo, perché non è chiaro detto così. E in particolare cercherò di farvi vedere come abbiamo studiato la dinamica quantistica in due limiti diversi, il weak coupling, cioè nel caso in cui consideriamo i two-level system come debolmente accoppiati con i fononi, perché ci aspettiamo che i fononi abbiano anche un ruolo, si tratta di un sistema di stato solido, quindi vogliamo anche introdurre i fononi, ne parlerò meglio dopo. Quindi vi introdurrò il modello standard dei two-level system, che è quello del 72. Vi farò vedere come possiamo accoppiarlo con i fononi, una cosa che è già stata studiata in precedenza, cioè un modello che era già stato introdotto in precedenza. E poi vi cercherò di dare una overview molto rapida su cos'è many body localization, per cercare anche di far capire perché mi aspetto che possa essere presente. E poi vi farò vedere come scriviamo la master equation che governa il sistema dei two level system, che è conosciuto, diciamo, è la Lindblad master equation, che più propriamente può essere chiamata GKSL dal nome di tutte le persone che hanno contribuito. E poi vi farò vedere il risultato principale del nostro lavoro, che è un diagramma di fase della dinamica dei two level system. Poi farò veramente molto brevemente, vi farò vedere cosa stiamo cercando di fare adesso, cioè questo strong coupling limit, in cui affrontiamo il problema in una prospettiva leggermente diversa, ma il lavoro non è finito, quindi sarà velocissimo, e poi andrò alle conclusioni. Allora, andiamo a definire meglio cos'è questo two level system model. Questo è stato appunto introdotto nel 72 e cerca di spiegare le anomalie a bassa temperatura nei vetri tramite questi tunnel in two level system. Il modello è dato da questa Hamiltoniana più queste altre definizioni che ho qui. Allora, l'Hamiltoniana è un'Hamiltoniana non interagente, in cui abbiamo un termine di tunneling, sigma x, e un termine che è semplicemente l'energy splitting tra le due buche. Quindi il modello sta rappresentando delle doppie buche che non interagiscono tra di loro, in cui c'è epsilon, è la differenza di energia tra le due buche, e poi c'è delta, che è legato all'altezza della barriera che le separa. E sono appunto non interagenti, questo è un punto importante. Questo è come è stato introdotto. E in più il modello, questi parametri, essendo il sistema morfo, sono tutti disordinati, e quindi il modello è specificato dalle distribuzioni del disordine di epsilon e delta. In particolare si sceglie epsilon uniformemente distribuito da 0 a un certo valore W, e delta come il log di delta uniformemente distribuito. E questo è dovuto al fatto che delta è legata all'esponenziale di V, e si assume che V sia uniformemente distribuito, da cui questa scelta. E la cosa interessante è che con questo modello semplicissimo si può spiegare facilmente il comportamento di alcune quantità termodinamiche che erano state osservate l'anno precedente, ovvero il calore specifico che è circa lineare in temperatura, cioè in questo caso viene lineare in temperatura e non è cubico come vorrebbe la teoria di Debye,
E anche il fatto che la conducibilità termica è quadratica in temperatura, che è un'altra delle osservabili che avevano misurato. Ma in realtà pochi anni dopo furono fatte, anzi proprio in quegli anni, perché l'argomento prese piede in quegli anni, furono prese altre misure sperimentali, che ora sono state riconfermate da moltissimi laboratori, che hanno fatto vedere che in realtà i TLS interagiscono tra di loro e l'interazione avviene dal fatto che è mediata dallo strain field, cioè dai fononi in pratica. Quindi in realtà questo modello, semplicemente il modello di TLS non interagenti, non sarebbe in grado di spiegare l'interazione. Allora possiamo estenderlo, e questo è stato fatto in molti lavori, come vedete il primo del 75, quindi subito dopo. E quello che si fa è che, ok, si è un'hamiltoniana totale che ora ha il termine di TLS, che è esattamente quello che avevo fatto vedere prima, più un bagno di fononi acustici, per semplicità si prendono acustici, quindi dispersione lineare, e poi un'interazione, un termine di interazione che ha questa forma perché, diciamo, è quella che viene più naturalmente se uno immagina, diciamo, è l'assunzione minimale che si possa fare per spiegare i fenomeni che hanno osservato. In particolare, l'interazione ha questo gamma è un coupling strength, quindi è proprio la forza dell'accoppiamento, quindi è un'energia, insomma, si misura in energie, come l'energia. Sigma Z è il termine dei two-level system, quindi è il termine con cui i two-level system sono accoppiati, e poi c'è un termine appunto con distruzione e creazione di operatori fononici. Questa interazione è anche randomica, nel senso che, se essendo il sistema morfo, c'è anche una sorgente di disordine qui, in questi tensori di dipolo elastici, e questo è sempre dovuto al fatto che il sistema è morfo. Questo sistema appunto è già stato studiato, ma tutti hanno sempre studiato quali sono le proprietà di equilibrio. Quindi in particolare hanno fatto alcune approssimazioni, campo medio, per alla fine andarsi a guardare la termodinamica. Noi invece quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di guardare la dinamica quantistica, quindi non assumere niente sul fatto che il sistema sia all'equilibrio termico, e semplicemente guardarlo come un sistema quantistico e vedere come si evolve. In particolare, diciamo, questo approccio sembra banale forse lì per lì, però è molto diverso considerare la dinamica o la termodinamica, nel senso che negli ultimi anni molte persone hanno iniziato a studiare proprio la dinamica di sistemi quantistici, dinamica fuori dall'equilibrio, perché esistono alcune transizioni che sono nella dinamica. E ad esempio una di queste è many body localization, che si pensa sia dovrebbe essere una fase, una fase vera e propria, la cosa è ancora dibattuta. Comunque, diciamo, è una fase che si vede nella dinamica del sistema, quindi se uno studiasse l'energia libera non la vedrebbe mai, la vedi se studi la dinamica quantistica, e noi ci aspettavamo che potesse venire fuori in un sistema di questo tipo, perché questo è un sistema fortemente disordinato. Per esempio, come avete visto, i delta hanno una distribuzione log di delta uniforme, quindi vuol dire che hanno una distribuzione larga, molto larga, e quindi è un sistema fortemente disordinato e anche con distribuzioni con code lunghe. E quindi, diciamo, uno si aspetta che potrebbe venire fuori questa many body localization. Ok, adesso... prima di andare a parlare nel dettaglio dei risultati riguardo ai TLS, volevo soltanto fare un brevissimo excursus su cosa vuol dire dinamica quantistica in questo particolare caso. Allora, noi adesso abbiamo un sistema dei TLS che è accoppiato con i fononi tramite un'interazione. Quindi c'è un sistema totale, l'H totale che ho definito prima,
E poi abbiamo un sottosistema che è quello dei TLS. Quindi in realtà i TLS adesso sono un sistema aperto, nel senso che sono accoppiati con i fononi. Quindi la presenza delle interazioni con i fononi cambierà la dinamica dei TLS, introducendo decoerenza e dissipazione. E quindi la dinamica, i TLS in generale non saranno in uno stato puro, e la loro dinamica non sarà una dinamica unitaria, perché appunto è un sistema aperto ora. E quindi lo stato del sistema dovrà essere dato da una matrice densità e non da una funzione d'onda. Cioè dovremo studiare la dinamica della matrice densità di two level system. E quindi quello che uno cerca di fare nel caso di sistemi aperti è di cercare di scrivere un'equazione del moto, qui viene chiamata quantum master equation, per la dinamica del sistema di interesse. Quindi uno non vuole studiare il sistema totale, in generale è impossibile studiare la dinamica unitaria del sistema totale, perché i fononi sono infiniti, quindi non si può studiare, ma cerchiamo di ridurle, quindi studieremo l'equazione del moto della densità, della matrice densità. E quello che noi abbiamo fatto è stato di considerare la più semplice dinamica aperta, per un sistema aperto, che è una dinamica markoviana, che dà vita a un'equazione differenziale del primo ordine lineare per la matrice densità dei two level system. Forse avete già visto questo nei corsi, non so. E in particolare questa, la più generale dinamica markoviana che sia locale nel tempo, è data dalla Lindblad Master Equation, che può essere, diciamo, per essere un po' pedanti, può essere chiamata Gorini, Kosakowski, Sudarsan, Lindblad Master Equation, col nome di tutti gli autori, tra cui Gorini, che era italiano, credo, di Torino. E quindi quello che noi vogliamo fare è, anziché studiare, vogliamo studiare la dinamica della Rho, dove qui Rho indica Rho TLS, e in principio dovremo studiare la dinamica unitaria del sistema totale e poi integrare via i fononi, perché non ci interessa quello che fanno i fononi, dovremo integrarli via. Questo può essere sotto alcune assunzioni, può essere studiato tramite la Lindblad Master Equation, che in generale ha questa forma. La cosa, diciamo, essenziale, che tornerà nelle slide successive, quindi volevo evidenziare qui, è che abbiamo un'equazione per la derivata nel tempo di Rho e TLS, che è data da una parte, un'evoluzione unitaria governata da un'Hamiltoniana, che non è l'Hamiltoniana dei TLS, perché viene modificata dal fatto che c'è un'interazione con i fononi, che quindi in realtà ci darà l'interazione tra TLS, e una parte dissipativa che è dovuta ai fononi reali, cioè proprio dissipazione nel sistema introdotta dal fatto che sono presenti i fononi. Ok, non so, forse se fin qui è tutto chiaro, se no mi fermo un attimo. Ok, allora, ora... Vi ho nominato anche questa many body localization, non penso che siate familiari, perché diciamo è un argomento recente di studio, è iniziato circa una decina di anni fa, forse un po' di più. E allora, many body localization è una fase non ergotica che può avere luogo nei sistemi quantistici, cioè in un sistema classico non potete avere many body localization, è una cosa che deriva dall'avere un sistema quantistico, ed è la mancanza di ergodicità. Quindi mancanza di ergodicità vuol dire che il sistema non va all'equilibrio termico, è legata alla presenza di un numero estensivo di integrali del moto locali che emergono dalla dinamica. Quindi in questi sistemi MBL uno di solito scrive un'Hamiltoniana microscopica, che di solito ha disordine, e vede che la dinamica in realtà è governata, può essere descritta da un'Hamiltoniana efficace,
che può essere scritta in termini di questi Lyons, di questi integrali del moto. Nella slide successiva vi farò vedere le Hamiltoniane esplicitamente. Ora fatemi solo commentare che qui ho detto local per il fatto che questi integrali del moto sono locali, nel senso che hanno un'estensione finita nello spazio reale, quindi questi sono spin fisici, invece il rosso è uno spin che viene, che, diciamo, che è l'integrale del moto che viene, viene fuori nella dinamica. E come vedete ha un supporto che decade esponenzialmente nello spazio, quindi per questo sono chiamati locali, perché sono locali nello spazio reale. E allora, quindi, come vi ho detto, la dinamica può essere descritta in termini di un modello efficace che è chiamato Elbit. L sta sempre per local, quindi è legato sempre alla località, e l'Hamiltoniano efficace ha questa forma che, come vedete, questa H Elbit è diagonale in tau z. Quindi questi sono integrali del moto e sono in numero estensivo, cioè abbiamo un integrale per ogni grado di libertà, quindi uno per ogni spin. E l'altra caratteristica, allora, abbiamo un termine on-site, quindi di singolo sito, in cui, che è governato da un certo campo magnetico che è random, e poi ci sono termini di interazione. In principio abbiamo interazioni sempre diagonali in tau z, però anche a tre corpi, quattro corpi, eccetera. Però per spiegare molti fenomeni di solito la gente tiene solo il termine a due corpi, perché già dà vita a fenomeni interessanti. E una delle caratteristiche, un'altra importante feature di questo modello efficace è il fatto che le interazioni decadono esponenzialmente nella distanza, e questa è una cosa che tornerà, come vedremo. Allora, questo, diciamo, è un Hamiltoniano diagonale, quindi uno può pensare che la dinamica sia banale, perché è praticamente classica, perché è, appunto, è diagonale, ma in realtà comunque il sistema è quantistico, quindi certi, ci sono cose interessanti lo stesso. Ad esempio, come vediamo, nell'evoluzione temporale la componente z di questi Lyon del tau viene conservata, perché è comoda con l'Hamiltoniana. Però comunque loro possono precedere intorno all'asse z con un rate che è determinato da tutti gli altri spin a causa di questa interazione a due corpi, perché ognuno parla... L'interazione, tra l'altro, è a corto raggio, però in principio tutti parlano con tutti. E quindi il fatto che comunque lo spin possa precedere comunque genera una dinamica che non è così banale. In particolare, vedremo adesso, ve lo enfatizzerò di seguito, cioè il fatto che c'è comunque entanglement quantistico nel sistema. E allora, la many body localization è caratterizzata dal fatto che se uno misura delle osservabili locali, queste conservano l'informazione dello stato iniziale, in principio per un tempo infinito, perché è una fase, quindi ci aspettiamo che per un tempo infinito il sistema conservi informazione dello stato in cui era stato preparato. E inoltre abbiamo anche che queste osservabili fluttuano molto tra autostati che sono vicini in energia, cosa che non è vera se un sistema termalizza, per l'ipotesi ETH. Quindi questa è una feature che... entrambe queste caratteristiche distinguono nettamente un sistema che è nella fase MBL da uno che è termalizzato. Diciamo che ci sono varie caratteristiche un sistema che è nella MBL rispetta, cioè varie caratteristiche per gli osservabili. Prima di tutto c'è assenza di trasporto, come nella localizzazione di Anderson, che avviene però per sistemi non interagenti. Poi, come vi stavo dicendo prima, c'è un spreading, quindi una diffusione logaritmica dell'entanglement quantistico, dell'entanglement entropy, e poi altre caratteristiche legate sempre
diciamo, che si possono vedere nello spettro dell'Hamiltoniana, eccetera. Quindi questa, diciamo, la cosa più importante, appunto, che conserva la memoria dello stato iniziale e non c'è trasporto. Ora, tornando indietro al nostro problema, dopo avervi spiegato forse troppe cose, allora, torniamo indietro alla nostra Hamiltoniana dei two-level system. Allora, abbiamo la nostra Hamiltoniana non interagente, possiamo diagonalizzarla e quindi ce la riscriviamo come nella base delle S, in questo modo, in cui abbiamo delle autoenergie H tagliato nu, e che è appunto diagonali in S e Z ora, che è una rotazione, una combinazione di sigma X e sigma Z, dove questo H tagliato nu è dato appunto dalla radice di delta 4 più epsilon 4, banalissimo problema perché è non interagente, quindi uno diagonalizza per ogni two-level system. Ora, la cosa che vogliamo fare è appunto scrivere la dinamica del sistema. L'approccio che abbiamo seguito è stato quello di assumere che ci fosse weak coupling, quindi un accoppiamento debole tra i two-level system e i fononi, e quindi ci siamo andati a integrare via i fononi per scrivere la dinamica del sottosistema di interesse nel framework di questa GKSL-L master equation. E quello che viene fuori è una master equation del tipo che vi avevo mostrato prima, ovvero abbiamo la derivata della densità, della matrice densità di DLS, che è data da una parte unitaria, un'evoluzione unitaria che di questo termine di solito è chiamato Liouvillian, e più una parte dissipativa che di solito è chiamata Limbladian. Come vedete, qui nella parte unitaria ho scritto HMBL, questo per non è pro, cioè è un nome che abbiamo scelto semplicemente per dire che ha le caratteristiche di un sistema MBL. Vediamo perché, andando a vedere i termini. Quando dico che integro via i fononi, intendo proprio che partendo dal sistema, dall'Hamiltoniana totale che avevo, ho, diciamo, posso partendo da questa Hamiltoniana microscopica, mi posso scrivere analiticamente termine per termine. Quindi mi scrivo proprio, posso ricavarmi analiticamente questa master equation, sotto alcune assunzioni che possono essere discutibili, però questo è quello che viene fatto. Quindi la parte unitaria è governata da questa Hamiltoniana che, come si vede, è diagonale in SZ. Ricorda moltissimo l'H-Elbit che avevo fatto vedere prima, l'Hamiltoniana efficace dei sistemi MBL, in cui abbiamo un termine on-site disordinato, che è esattamente l'Hamiltoniana libera, più un termine di interazione che viene fuori dal fatto che c'è un'interazione mediata dai fononi, da fononi virtuali. E quindi, appunto, questa HMBL è completamente espressa in termini di local integrals of motion, che in questo caso abbiamo chiamato ultra-local integrals of motion, perché non decadono esponenzialmente con la distanza, cioè ma sono proprio single site Lyons, cioè per me questo indice I è l'indice dei TLS, quindi sono proprio, questi SZ sono solamente l'operatore diagonale dell'Hamiltoniana da cui sono partita. Una differenza sostanziale con il caso MBL classico è il fatto che per me le interazioni non decadono esponenzialmente, ma decadono con la distanza al cubo, 1 su R al cubo, che quindi fa sì che il sistema non sia a corto raggio come quello classico di MBL, ma siano più a lungo raggio. Però diciamo che, a parte queste differenze, ci aspettiamo che la fisica, la dinamica, sia simile a quella che uno può vedere in un sistema many body localized. E poi c'è il termine dissipativo, che presenta termini in S più S meno, quindi non diagonali, non più SZ, e che
genera decoerenza e che fa sì che il sistema vada all'equilibrio termico a tempo infinito. Quindi in realtà, siccome il mio sistema è aperto ai termini di dissipazione, io so che il mio sistema andrà all'equilibrio termico. Ora, la cosa che io voglio studiare è, ma esiste comunque un regime di tempi in cui vedo una dinamica che sia locale, anche se so che alla fine andrò all'equilibrio termico? Cioè, qual è la differenza di scale di tempo tra questi due parti, tra questi due termini? Allora, ora una brevissima spiegazione sul perché ci siamo trovati con quel tipo di master question, diciamo anche una giustificazione sul perché riteniamo che la dinamica che abbiamo ricavato sia corretta in qualche modo. Allora, per i fononi virtuali, che sono quelli che ti danno l'interazione, il termine di interazione è governato dal termine in cui la frequenza del fonone è zero, che quindi dà il termine sigma z, mentre diciamo questi processi, mentre i processi in cui ho un fonone ad una frequenza finita possono essere neglected, trascurati, perché siccome il sistema è fortemente disordinato, perché questi processi siano importanti, dovrei avere due two-level system che siano vicini nello spazio in qualche modo, ma anche che abbiano esattamente la stessa frequenza. E invece io non posso, questo tipo di processi ci saranno, però ci aspettiamo che siano di ordine inferiore perché il sistema è fortemente disordinato e quindi non mi aspetto di vedere due TLS che abbiano la stessa frequenza. Invece nel caso dei fononi reali, in realtà i processi in cui ho un fonone reale con frequenza zero può essere trascurato perché la densità degli stati dei fononi va a zero per omega che va a zero, mentre mi aspetto che questi processi in cui ho un fonone di frequenza finita siano interessanti, e questo è quello che dà lo spin flip, quindi quello che ti dà più e meno nei termini dissipativi. Ora, cosa ricaviamo, cosa possiamo dire una volta che abbiamo scritto questa master equation? Allora, la cosa che possiamo fare è cercare di capire appunto quali sono le scale di tempo. Quindi quello che voglio fare è ricavarmi un diagramma di fase della dinamica e quello che posso fare è comparare l'ordine di grandezza delle interazioni, che sono quelle che mi danno la dinamica interessante, per esempio sono quelle che ti danno la scala di tempo su cui dell'entanglement, di come l'entanglement si propaga nel sistema, e compararle con la scala di tempo della dissipazione, quindi del tempo di rilassamento del sistema. E quindi se noi ci calcoliamo il rapporto tra queste due scale, noi abbiamo l'espressione esplicita di questi termini, che possono essere, sono scritti in termini delle distribuzioni originarie del disordine, quindi questo delta bar è il valore tipico del tunneling amplitude, questo è il W che mi dava l'energy, il range dell'energy splitting della doppia buca e così via. Questi sono noti sperimentalmente. E se mi calcolo questo rapporto, vedo che il rapporto è molto minore di 1, quindi mi aspetto, cioè la scala di tempo su cui avviene la termalizzazione è molto più lunga di quella su cui avviene la dinamica unitaria. E quindi mi aspetto di poter osservare un transiente, perché comunque so che alla fine il sistema termalizzerà, ma mi aspetto di osservare un transiente in cui la dinamica è del tipo MBL, quindi qualcosa di localizzato che ha caratteristiche simili a quello che vedrei in un sistema nella fase MBL. E qui il diagramma di fase che abbiamo ricavato è questo, e abbiamo plottato i valori per tipici vetri, appunto questa è silica, questo PMMA, BK7, sono tutti vetri che sono molto usati negli esperimenti, e vediamo che sono tutti in questa regione in cui mi aspetto di vedere un transiente, ma mi aspetto di vedere per scale di tempo sufficientemente lunghe una dinamica MBL. Quindi mi aspetto che in tipici materiali vetrosi
ci sia un ci siano osserva ci sia la possibilità di osservare alcune feature di questa fase MBL. In particolare poi abbiamo anche studiato numericamente la dinamica dell'entanglement, quindi abbiamo integrato numericamente l'equazione del modo per la densità per la matrice densità DTLS e abbiamo usato questa misura, che è una misura di quantum entanglement, è chiamata concurrence. Diciamo che è abbastanza comodo da misurare numericamente, non molto sperimentalmente, però era un modo per, siccome sappiamo come si comporta questa quantità nei sistemi MBL, era un modo per comparare se davvero ci fosse un regime anche nel nostro sistema. E la definizione è questa, non andrò nei dettagli, è comunque una misura di entanglement quantistico che è comoda perché può essere estesa anche a sistemi aperti, cioè ti dà una misura anche nei sistemi aperti dell'entanglement. Quindi siccome noi abbiamo un sistema aperto, ci serviva qualcosa che fosse utilizzabile anche in quel caso. Abbiamo calcolato questa concurrence e quello che ci interessa di questi due plot è che nel caso in cui se mettiamo la dissipazione a zero a mano, quindi proprio eliminiamo la dissipazione e facciamo dinamica unitaria, proprio di uno stato puro, vediamo che per le scale di tempo che possiamo osservare decade circa power law. Queste le diverse curve sono per diverse taglie del sistema. Se facciamo la stessa misura nel caso di dissipazione, vediamo sempre un comportamento analogo, nonostante poi a tempi più lunghi il comportamento cambi, perché sappiamo che in un sistema ergodico questa concurrence decadrà esponenzialmente, quindi se il sistema ergodico decadrà più velocemente. A noi quello che interessa è che vediamo che in entrambi i casi c'è un regime in cui decade molto lentamente, non nel modo in cui sarebbe se il sistema fosse ergodico. E quindi diciamo che è circa, può essere fittata bene con una power law in entrambi i casi. Ora, ho quasi finito. Brevissimo accenno a quello che stiamo cercando di fare adesso. Allora, come ho detto all'inizio, cioè nel primo caso avevamo assunto weak coupling, quindi avevamo considerato questo gamma, che sarebbe l'accoppiamento tra two level system e fononi, come la più piccola scala di energia. Si sa che questo in realtà non è vero, perché nelle misure è stato visto che è dello stesso ordine di grandezza di queste epsilon, ma di solito in letteratura viene sempre fatta questa approssimazione di weak coupling ed a posteriori si vede che in realtà le cose tornano. Però diciamo che uno non è molto soddisfatto quando fa queste cose, no? Allora, questo abbiamo detto, ok, assumiamo, non sappiamo farlo in generale, dobbiamo assumere qualcosa, assumiamo che sia invece fortemente accoppiato. E quello che viene fuori è che se assumi che ci sia un strong coupling, emerge un effetto polaronico, che è un effetto che fa sì che praticamente i two level system abbiano una specie di nuvola di fononi che li accompagnano sempre, perché appunto sono fortemente accoppiati, quindi si portano dietro questa nuvola, e che rinormalizza il tunneling, quindi i TLS hanno più fatica a fare tunneling tra i due stati, e quindi in realtà questo delta viene rinormalizzato da un fattore esponenziale che è dato dal Debye-Waller factor, e quindi in realtà viene soppresso il tunneling, e questo è, diciamo, punta a una fisica molto simile a quella che abbiamo visto nell'altro caso, no? Perché anche lì in qualche modo stavamo impedendo il tunneling, era diventato tutto diagonale in SZ. E poi uno, per ora il punto a cui siamo arrivati è questo, abbiamo usato la Fermi-Gondel rule per calcolarci i rate di dissipazione dei TLS in quest'altro caso, quindi non con Lindblad ma con Fermi-Gondel rule, e abbiamo visto che anche qui risultano proprio nettamente più piccoli rispetto a tutte le altre scale. E quindi diciamo che
ci immaginiamo, però non abbiamo ancora finito il conto, cioè poi possiamo andare nei dettagli se volete, però ci immaginiamo che grazie all'effetto poleronico, la dinamica efficace di questi, se uno scrivesse una dinamica efficace in termini di una mastery question sempre del tipo di Lindblad, quindi marcoviana locale nel tempo, a temperatura zero per semplificare, ci aspettiamo che sia molto simile, la dinamica efficace sia quella che abbiamo già visto con weak coupling. Quindi, diciamo, un termine, non ci sarà più la tunneling amplitude perché appunto viene soppressa e diciamo che ritorna dentro la rete di termalizzazione. Vediamo che abbiamo esattamente le stesse interazioni che avevamo calcolato nel caso di weak coupling, sempre che decadono con la distanza al cubo, e poi abbiamo questi rate di termalizzazione che, semplicemente facendo proprio fermi golden rule in modo semplice, risultano davvero davvero molto molto lunghi, cioè scale di tempo lunghissime, perché questo è un hertz, quindi scale di tempo di un secondo, quindi sembra anche eccessivamente lungo. Ora c'è da dire che siccome le distribuzioni dei disordini sono ampie, eccetera, in realtà tutti questi parametri del modello hanno delle distribuzioni molto larghe, log normali, ma con una varianza molto larga, insomma. Quindi se uno guarda solo i valori tipici, sembra davvero che praticamente i TLS non termalizzino, a meno che non fa esperimenti di minuti. In realtà poi quali sono le scale che misuri nel singolo esperimento dipendono dall'esperimento specifico che fai. Quindi diciamo che è molto difficile poi estrarre quale sia la fisica, perché appunto c'è questo disordine che è molto ampio, non è facile. Ma scusa, ma le virgolette che sono? Perché... perché non me la sentivo di dire è così, perché so che non è così, nel senso... Questa efficacemente so che è così, però non l'ho scritta analiticamente. L'unica cosa che c'è, il problema più grosso, fammi capire, è nella determinazione dei epsilon con i G. Sì, ricavarti una volta. Allora, quando fai questo conto qui, quello che fai è fai una trasformazione unitaria. E semplicemente trasformazione unitaria, quindi non approssimi niente, e ti viene fuori che i TLS gli viene aggiunto quel termine di interazione che è identico al termine che ci avevi in weak coupling, proprio esattamente le stesse interazioni, e ti viene invece che l'accoppiamento non è dato da delta barra, che vuol dire delta per E alla meno del Bywaller factor, per sigma più e operatori fononici del tipo E alla B, E alla B dagger. E poi una volta che sei arrivato lì non è facilissimo scriversi la master equation. Avrà fare anche un cammino. Devi, sì. Perché sì. C'è tutte queste esponenziali, sennò come lì. No, è difficile proprio scriversi analiticamente le dissipazioni, eccetera. Quindi stiamo facendo quello. Quindi ho messo le virgolette perché io mi aspetto fortemente che questa sia giusta, però non posso dire che sia giusta. Anche nello swap coupling si può recuperare la distanza di questo. Sì. Sì, però non è in quel senso lì. Cioè io quello che voglio fare adesso è, una volta che qui non so se ce l'ho riscritta, aspetta. Ecco. Cioè se faccio questa trasformazione unitaria, per appunto che mi dà fuori il Polaron effect, ho questi rinormalizzati, quindi sono piccoli, li identifico tra l'altro con quelli sperimentali che la gente ha misurato come estremamente piccoli, e quindi mi dà la spiegazione del perché siano così piccoli. Però poi ho questi, l'interazione, ho questi operatori del bagno, che non sono niente di complicato perché... te li risolvi con gli stati coerenti, perché è alla B. Però non è facile poi e c'hai che in automatico ti viene fuori l'interazione.
Però non è facile poi scriversi esplicitamente l'amshift e le dissipazioni. Comunque, diciamo che se secondo me la dinamica efficace è quella alla fine, però non c'ho il conto. Beh, più che il conto è il risultato finale. Prima okay. Devi scrivere la master equation. Okay. Cioè, ho delle idee, però non è... poi di questo ne parliamo. E quindi niente, siamo arrivati alle conclusioni. Allora, diciamo che i nostri risultati suggeriscono che ci siano queste signature, cioè si possano vedere nella dinamica delle caratteristiche tipiche della fase many-body localized in degli osservabili dei vetri reali a bassissime temperature, quindi appunto quando la dinamica quantistica dalle scale di tempo che abbiamo trovato ci aspettiamo che questo possa essere fatto con delle ultra fast laser probes, quindi per tempi molto piccoli, cioè bisognerebbe andare a misurare qualche funzione di correlazione a ultra fast, insomma molto molto veloce. La cosa interessante di questi risultati è che i vetri risultano essere una delle piattaforme più interessanti per studiare la fase MBL in dei materiali reali, e questo è interessante perché di solito MBL è stata vista in sistemi, diciamo, quantum, cioè cold atom, sono sistemi in cui si prepara il sistema per riprodurre un'emiltoniana microscopica che si sa da studi numerici analitici che può presentare MBL, e si sono state viste come nella slide in cui facevo vedere che ritiene informazione dello stato iniziale, quella era una misura sperimentale. Però non è chiaro. Ci sono state alcune proposte, però non si conoscono davvero dei materiali reali che presentino questa fase. Nel nostro caso sarebbe un crossover, però comunque sarebbe visibile un materiale reale. E poi il fatto che questi risultati in weak strong coupling siano simili tra loro fa pensare che appunto questo... suggeriscono che questo transiente MBL sia presente per un ampio range dei parametri, quindi ci aspettiamo, appunto, è rafforzato dal fatto che troviamo risultati simili, sembrano emergere risultati simili. E poi, diciamo, uno può pensare a tecniche più raffinate per studiarsi questo diagramma di fase dinamico in qualche modo diverso con una numerica più complicata che non abbiamo ancora fatto, quindi diciamo il problema è ancora aperto e possono essere fatte cose interessanti. Basta, è finito. Grazie. La miltoniana che hai usato è una catena funzionale. No, è in 3D quello. Sì. Cioè è tutto. Sì. Cioè, aspetta, vado indietro. Ecco. Io prendo. Ho un sistema tridimensionale in cui considero queste entità, questi due level system random. Sì, però anche loro sono random in posizione. E poi ho l'altra randomicità che viene dalle distribuzioni. Però sì, è in 3D. Infatti è in 3D e essendo l'interazione che viene fuori al cubo, in realtà quella anche critica, cioè... però diciamo dovrebbe comunque portare a una termalizzazione, però col fatto che io comunque ho la dissipazione, quella proprio data dai fononi reali, io sono sempre interessata a scale di tempo corte o intermedie, poi so che alla fine comunque termalizzerò.
Il problema è quando.